I simboli sono un'astrazione, cioè un concetto mentale che fornisce di significato un oggetto che di per sé sarebbe qualcos'altro. Sono anche un modo per spiegare le cose, quindi possiamo tranquillamente, definire questo metro da scampoli simbolo dell'umanità, nel senso molto più restrittivo. Non parlo di ominidi, ma parlo di noi, Homo sapiens. Quindi noi compariamo in questo punto della storia in Africa ed è un qualcosa che è successo un 75.000 anni fa, migliaio più, migliaio meno. Da questo punto a oggi l'uomo comincia a realizzare tutta una serie di invenzioni e di scoperte che lo portano a coprire con la sua specie tutta la superficie del mondo. Siamo una specie completamente endemica su tutto il pianeta. Ci sono esseri umani dal polo nord al polo sud e tutto intorno i vari paralleli dall'equatore ai due poli. Ora, qual è la più grande divisione in questo metro che si può fare? La divisione principale nella storia umana è appunto da quando inizia la storia a oggi, a quello che è la preistoria, dalla storia tutto indietro. Se si guarda il metro, la storia inizia più o meno qua e siamo a 5-6 mila anni fa, non più in Africa, ma in Asia, in quell'area compresa tra l'odierna Turchia e l'Iraq. Cosa è successo in mezzo a queste due date? Come ho detto prima, tutta una serie di scoperte che sono scoperta del fuoco, la codificazione di arte e simboli e il trasformarsi da nomadi, perché per arrivare da qua a là la gente si è mossa principalmente per motivi di sussistenza, per nutrirsi altre volte, per andare a vedere cosa c'è dall'altra parte. Comunque, noi siamo passati da una situazione nomadica a una situazione stanziale. Da nomadi abbiamo inventato poi l'accampamento, prima di tutto, il villaggio stanziale dove ognuno aveva più capacità, tutti sapevano raccogliere, tutti sapevano poi coltivare e dal villaggio si è passati alla città. La città ha quella caratteristica di complessità, di tessuto, di costruito, ma anche il tessuto sociale. Nella città, al contrario del villaggio, ci sono tutte le rappresentazioni delle classi sociali e tutte le specializzazioni professionali che in un villaggio magari erano, prima di tutto, non esistevano nei primi villaggi, ma secondo luogo ognuno sapeva fare un po' tutto. Nella città cominciano a distinguersi le professioni, il fabbro, il ceramista, lo scultore, il muratore e tutte quelle che potete immaginare. E poi la divisione in caste. Ci sono delle società come quelle indoeuropee che dividono le caste in tre. Prima, quella basilare, che è quella dei lavoratori, quelli che coltivano la terra, macellano, costruiscono e decorano. La seconda, quella dei guerrieri, quelli che proteggono i lavoratori, la terza, quella del clero che prega per tutti gli altri. Questa può sembrare un qualcosa di assolutamente strano, ma fino al 1918, con la dissoluzione degli imperi centrali, era la principale divisione della società europea. Ma se questa è l'intera umanità e una parte è data dalla preistoria, da qui in poi. Da dove inizia la storia? Beh, la storia inizia a fare una proporzione qua. Qua siamo 75.000 anni fa in Africa e la storia inizia qui quando inizia la scrittura. La scrittura inizia come cronaca, cronaca del quotidiano che, rivista dopo un determinato periodo di tempo, diventa storia. Cosa succede da qua in poi? O meglio, cosa succede qua? Succede che la
l'ampliamento dell'economia, l'evolversi e la complessità della società spingono gli esseri umani a trovare un modo di comunicare non solo con i presenti, ma con persone che sono da un'altra parte. In un bel film di qualche tempo fa, Manto Nero, si raccontava la storia di questo gesuita del 600, 6-700 che andava a fare il missionario in Canada. E i nativi americani erano meravigliati del suo far parole. Il suo far parole era scrivere. Veniva detto a un nativo americano: dimmi qualcosa di tuo privato, io lo scrivo e lo faccio leggere a un'altra persona che non ti conosce e ti dirà questo evento. Questo fare parole, che viene visto come un elemento magico, viene legato all'inizio al commercio e all'allevamento dei capi di bestiame. Capo è importantissimo come termine perché descrive sia la testa, chi ce l'ha più o meno dura, sia nelle fattorie gli animali, i capi di bestiame. Perché? Perché la prima rappresentazione scritta degli animali era la stilizzazione di una testa di bue. Quindi i capi di bestiame contati e segnati su una superficie che poteva essere, all'inizio erano tavolette di argilla. Questa superficie definiva le proprietà di un essere, di una persona. Il re tal dei tali aveva 100.000 capi di bestiame, 100.000 buoi, 50.000 pecore e 10.000 cammelli, ipotizziamo, segnando su una superficie queste dimensioni. Si dava prima di tutto un'astrazione a una singola parte dell'animale, la testa indicava il tutto. Due, il grafismo indicava la stessa parola. Quindi si passava dalla rappresentazione totale dell'animale come rappresentazione totale dell'essere a una astrazione, un simbolo. Dopodiché questo poteva essere preso o come lettera, o come geroglifico, o come ideogramma, come viene utilizzato in Cina, come veniva utilizzato con i geroglifici in Egitto, dove il geroglifico significava sia un fonema, una lettera, sia l'oggetto rappresentato. Quindi dalla scrittura in poi, anche qua simboli, inizia la storia. Quindi abbiamo visto come dall'inizio alla fine il segno denota, segna la spartizione della storia umana.